Come ci si sente alla vigilia dell'uscita di un nuovo disco? A me Partiamo. è venuto il mal di pancia ieri, esattamente ieri per lo stress e per l'ansia, però a parte questo, dai, siamo davvero felici, siamo proprio, ci sembra di essere tornati a una quasi normalità, quindi è proprio una sensazione, siamo di ritorno da un tour, adesso esce un disco e è bello, una sensazione di ripartenza davvero. Il disco si intitola È già domani, quindi in che modo vi sentite proiettati verso il futuro prossimo come gruppo? Ah, ci sentiamo come futuro, come gruppo, anzi direi ci sentiamo proiettati verso il futuro, io direi in termini anche positivi, siamo slanciati verso il futuro. È già domani, è un po', si basa un po' su questa sensazione qua, cioè sul fatto che siamo sempre in continua proiezione di noi stessi. Viviamo questo presente alla luce di un futuro che è sempre più vicino, e quindi quando facciamo qualcosa lo facciamo per essere noi stessi di domani, di dopodomani, di qualche anno, tanto che forse a un certo punto, se da una parte c'è quindi una visione positiva per cui puoi sempre migliorare, c'è sempre qualcosa da fare, sei quindi dentro una ruota che gira, dall'altra parte certe volte ti trovi anche a doverti confrontare con un aspetto quasi stressante, quasi, quasi come dire, incapace di gestire la propria quotidianità e il proprio quotidiano, perché si fa inglobare per il futuro che arriva, no? Ed è un po' su questo tema che poi aleggia tutto e c'è domani. Però a livello musicale, io ascoltandolo già dalle prime tracce, mi è sembrato subito di essere catapultata in un concerto, appunto, li avete nominati voi. Quindi quanto nasce questo disco dalla voglia di ripartire live e poi come è stato costruito musicalmente? Molti pezzi nascono nel momento in cui ci immaginiamo come saranno dal vivo. Diciamo che è veramente una cosa da cui non riusciamo a prescindere, l'immaginarci una canzone suonata davanti a tante persone. Penso, per esempio, anche proprio andando nello specifico, all'ultimo ritornello di Come un animale, no? In cui rimane soltanto la voce prima che rientrino gli strumenti. E quella roba lì ce la siamo proprio immaginata dal vivo nel momento in cui abbiamo deciso di farla così anche su disco. Quindi diciamo che musicalmente è un disco che nasce grazie a tutto il tempo che abbiamo avuto in questi 2 anni di pausa, no? Abbiamo dovuto pensare a scadenze e simili per la prima volta da tanto tempo. Quindi diciamo che è un disco che è molto eclettico secondo me musicalmente. Non nel senso che è un disco, diciamo, disgregato, ma nel senso in cui ci siamo presi delle libertà che prima non avevamo mai utilizzato, no? Penso per esempio alla parte con Willy, semplicemente, no? La parte comunque rappata su un pezzo che è quasi driving rock, no? Quell'incedere dritto, alla quale non avevamo neanche mai pensato qualche anno fa, prima di questa pausa forzata dal mondo della musica dal vivo e della musica in generale. Oppure penso anche al solo di sassofono in Fratello Mio, alle parti ritmiche in mezzo a In Vendita o al finale di Rave, che è quasi un momento in cui remixiamo noi stessi, no? È nato un po' con quell'idea di quel pezzo C'è un finale. sacco di roba su questo disco, non so se ti sei Quindi resa conto, insomma. sì, no, musicalmente, cioè, perlomeno insomma, per noi che l'abbiamo scritto. Sono cose piuttosto evidenti, poi magari per un ascoltatore è ok, è un disco dei Fask ed è anche questo il bello, secondo me, fondamentalmente. Willy e Lodo, quindi come si sono inseriti? C'è qualche aneddoto particolare che ricordate con piacere? Beh, allora, un aneddoto carino è il fatto che con Lodo noi stiamo qui in una casa adesso in affitto qui a Milano per un po' di giorni, che è la stessa casa dove abbiamo dormito per un po' mentre stavamo scrivendo il disco. Quindi la parte con Lodo, diciamo, un po' di scrittura l'abbiamo fatto sul balcone qui dietro, in realtà. Mi sovviene questo pensiero. Poi in realtà con loro è andata un po' come va con gli amici, telefonata, chiacchiera, ci vediamo, parliamo di questa cosa qui, sentiamoci, tu cosa ci metteresti, io ci metterei questo. Insomma, per il nostro primo feat, per esempio, con Willy, che è un vero e proprio featuring, abbiamo pensato di ricadere in piedi, di chiamare un amico e allo stesso modo per la prima volta in cui abbiamo collaborato con qualcuno alla stesura dei testi, abbiamo pensato di chiamare un amico, in questo caso Lodo, per darci dei consigli o comunque sempre per darci anche una sua visione rispetto a quel pezzo lì. E quindi è l'amicizia, secondo me, un po' il
quello che ha guidato la nostra scelta, le nostre avventure, diciamo, con altre persone. Sempre sul tema concerti, invece, che cosa ne pensate della discussione su location, capienza piena, Green Pass? Perché molti vostri colleghi hanno dato voce attraverso i social. Sì, beh, noi siamo, adesso se parlava nello specifico magari di Cosmo, perché poi ci sono state tante altre modalità sulle quali siamo stati un pochino più, cioè sulle quali siamo un pochino, ci siamo un po' opposti, tra virgolette, comunque se non le vediamo come buone soluzioni, però per esempio la soluzione proposta da Cosmo ci sembrava una di quelle valide, ci sembrava una di quelle possibili. Poi dopo il fatto è questo, non siamo noi che possiamo veramente decretare se è sicuro o non è sicuro, ci sono le commissioni che fanno questo, gli scienziati che studiano queste cose, quindi è a loro che va la parola in merito al rischio che determinano queste situazioni. Chiaro è che così, diciamo, come pensiero, è evidente che se c'è stato un Green Pass, se è stato progettato, noi l'abbiamo accettato, speriamo che questo Green Pass prima o poi veramente serva anche per fare le cose che volevamo fare noi, che ci piace fare a noi, cioè quindi vedere un concerto uno vicino all'altro e cibarci, tra virgolette, anche di quella libertà. Siamo piuttosto però contenti del nostro, nel senso che abbiamo fatto questo tour in acustico con cui le persone erano distanziate, però è stato bello perché era un modo diverso di vedere i Fasci, era un modo diverso per noi di presentarci a qualcuno. Quindi è stato qualcosa di molto particolare, che se non ci fosse stato, tra virgolette, questa situazione, magari non avrei neanche mai sperimentato. E i Fast Animals and Slow Kids hanno una storia decennale, molti forse, un pubblico magari un po' più non abituato ad ascoltarvi, vi etichetterebbe come indie, premesso che a noi non piacciono le etichette. Nella vostra esperienza, cosa ha lasciato di buono e cosa eventualmente di negativo tutto questo gran parlare della scena indie? Dovremmo partire anche dal presupposto che non siamo più così giovani, quindi ogni volta che noi sentiamo la parola indie, o perlomeno insomma io, penso ad una cosa che è un po' diversa dal pensare comune, no? Mi vengono in mente, non so, gruppi tipo i Pavement, Dinosaur Junior. Quando sento quella parola lì, io mi astraggo un po' dal Dal contesto concetto del concerto, di indie sì, dal moderno concerto ed di indie italiano. moderno, esatto, sì. Sì, Quindi esatto. cioè, è un po' difficile anche proprio magari rispondere a questa domanda, quindi non so se voi No, beh, io in avete questa realtà quello che premessa. penso è che qualcosa di tutto il concetto della scena indie, qualcosa ha lasciato perché il pubblico si è ampliato tantissimo. Grazie a questa esplosione di una serie di artisti, tante persone si sono avvicinate ad ascoltare la musica italiana e di questo probabilmente ne abbiamo giovato anche noi. Seppur appunto nella nostra percezione indie deriva magari da indipendente, se vogliamo parlare di qualcosa di italiano, quindi da qualche roba che realmente seguiva dei canoni al di fuori di quelle che magari erano distribuzioni major, o era più una roba molto connessa all'ambito proprio della musica, era quasi un po' da insider, no? Come termine. Adesso invece ci si riferisce un'enorme quantità di musica, Sottomostra. ed è stato un sottocosmo che però è estremamente vario, non è unito dalla musica. È unito da una percezione, cioè un po' più generale, no? Quindi, come dire, sul termine indie c'è tanto da percepire. Sta di fatto che comunque sia, non ha, secondo me, ha lasciato tanta roba buona, sia dal punto di vista musicale che anche da un punto di vista Possibilità, di spettatori. pubblico. Sì, cioè c'è molta più gente che ascolta la musica italiana e questo comunque, indipendentemente dal valore artistico degli artisti, è qualcosa di importante perché vuol dire che si è creata la tendenza e la voglia di ascoltare roba in italiano nuova che non sta nei soliti percorsi. Quindi bene. Bene, e tornando al vostro disco, è già domani, mi è sembrato un lavoro fortemente positivo. All'inizio citate le frontiere della vita, quindi vi chiederei quali sono queste frontiere della vita che vi hanno in questi anni rafforzate in qualche modo e fatto continuare nella vostra carriera a arrivare fino ad oggi. Ci sono tanti momenti, secondo me, in una storia così tanto lunga come quella dei Fasci, in cui ti trovi di fronte a una frontiera. E queste frontiere sono principalmente frontiere decisionali. Siamo trovati delle volte a guardarci in faccia e a dire: oh ragazzi, ma la musica che stiamo facendo adesso, questa qua,
ci piace davvero? No, e allora cambiamola. Poi ci siamo trovati di fronte a dei momenti in cui magari non veniva nessuno a vedere i nostri concerti, soprattutto agli inizi, e ci guardavamo e dicevamo, vogliamo fare i musicisti davvero, vivendo anche queste sensazioni così, senza nessuno davanti. Sì, lo vogliamo fare. E allora, come dire, io più che altro vedo in termini positivi il confronto con queste frontiere, appunto, perché le abbiamo superate tutte. E quindi questo mi dà speranza che sul futuro tutte le frontiere, o meglio, le barriere forse, le incontreremo, riusciremo a distruggerle. E a chi si approccia a sentire questo disco, magari i vostri fan, che consiglio date? Perché comunque la musica adesso si ascolta molto velocemente, tra il venerdì escono un botto di dischi e di singoli, che consiglio date? Come direste di approcciarsi a questo disco? Noi abbiamo un consiglio che è lo stesso con cui noi l'abbiamo registrato, cioè datevi del tempo, mettetevi là e sedetevi. Vi consigliamo di prendere un vinile, mettere il lato A, farlo finire e poi mettere il lato B. Cioè il senso è ascoltarlo dalla prima all'ultima, anche perché appunto è un disco ciclico, l'abbiamo richiuso in se stesso, cioè abbiamo fatto un lavoro di scaletta particolare. Siamo un po' retro in questo, continuiamo a considerare il disco un disco. Qualcosa che sia un percorso che inizia dalla A e finisce dalla Z. E quindi sotto questo punto di vista la cosa che ci interessa non è che vada bene il singolo X o Y, la cosa che ci interessa è che le persone prendano quest'oretta di tempo per ascoltarsi un disco e poi quindi trarre il proprio giudizio, tirare fuori qualcosa di buono se c'è. O se no, odiarlo e bruciarlo, non è importante, però dargli il tempo che merita, anche perché tutto il tempo che si investe in musica è tempo che tieni per te stesso, qui non è tempo buttato. E io aggiungo che vale la pena ascoltarlo, quindi Grazie, l'anno prossimo c'è il tour, quindi bisogna essere allenati. grazie a te. Preparati, dai, abbiamo 7 mesi comunque, può andare, ce la possiamo fare. Che cosa vi aspettate invece dal prossimo tour, che partirà nel 2022? Di riabbracciarci tutti. Speriamo che ci si possa riabbracciare tutti, si possa stare spalla a spalla, urlare insieme, riprovare quel senso di appartenenza che è proprio della nostra cultura musicale, che è proprio del nostro, direi anche del nostro piacere nel fare musica. E chiudo con una provocazione. Vai. Ho letto in giro vari articoli su Sanremo. Sì. Qual è il vostro commento diretto su questa cosa che non vi Vabbè. mettete su un palco del genere? Vista anche l'esperienza di Will. Ma sì, il concetto è un po' questo, nel senso che io credo che il palco di Sanremo sia davvero mutato nel corso degli anni, adesso sia qualcosa di leggermente diverso, mentre se una volta era veramente il palco del bel canto, dove c'era solo ed esclusivamente quel tipo di musica, adesso credo che abbia aperto perlomeno un po' il proprio ventaglio e dentro entrino anche delle situazioni che sono molto più sulle nostre corde, molto più vicine, penso agli Zenna, Motta, Willy, Comacos, cioè tanta roba che comunque sia sta intorno a noi. Quindi lo vedo anche come un posto meno lontano, no? E quindi per questo sono piuttosto tranquilli. Cioè, il tema lì è sempre il pezzo, cioè secondo me devi avere un pezzo che rappresenta te al 100%, perché dopodiché lo sono andato di fronte a 10 milioni di persone, quindi se non c'è quella roba lì, cioè se non c'è la musica, è meglio non farlo, è meglio non provarci. Se hai un pezzo che davvero ti rappresenta, che è importante, allora a quel punto provaci e soprattutto se lo ritieni una cosa che possa essere per te stimolante. In più ritengo che in un periodo come questo sia anche uno dei pochi palchi che davvero ti metti di fronte a un'audience seria. Ampia e poi c'è sempre quel fattore un po' nascosto che noi ce l'abbiamo che è l'orchestra. Suonare con un'orchestra dovrebbe essere una bella esperienza, proprio tecnicamente dico. Quindi magari insomma ci sono una serie di aspetti che ci gasano, ma tanto tutto dipende dal pezzo. Quindi insomma, prima adesso godiamoci il disco, facciamo il nostro tour le nostre suonate. E vediamo Poi come va e poi dopo ragioniamo sul futuro. Adesso c'è il disco al centro dei nostri pensieri. Un saluto ai lettori di Dire Giovani. A ciao, presto, ciao. ciao.